Prego. Sempre un grande tatto. Come un grande tatto? Beh sì, insomma, avresti potuto dire a rappresentare la terza età, ecco a voi Ugo Tognazzi. No, ma è la quarta età, sarebbe come stato. La quarta? È la quarta, siamo in quattro segmenti e diviso lo spettacolo. Quindi io apparterrei alla quarta? No, per carità. No, ti ringrazio. Non si fa per dire. Allora? Allora sei qua perché tu sei un attore arrivato al massimo del successo e puoi godere le soddisfazioni di questo successo. Va bene, allora io per consolarmi non mi sono portato appresso solo la mia di età. Sì. Ho pensato di portarmi appresso l'età di tutti i miei congiunti. Ah sì? Sì. Ti chiami? Chiamiamoli. Venite! Allora, Franca Bentoia, Ricky, Tognazzi, Gianmarco Tognazzi, Maria Sole. Ciao, ciao. Prego, accomodatevi, accomodatevi. Allora. La famiglia. Dunque, ci sono tutti? No, veramente manca un figlio, mancano due madri, manca una nuora e una nipotina. Ho capito. Però è tutto quello che mi è rimasto. Però c'è Franca sempre accanto a te, no? Beh, sì, Franca, sì. Beh, ormai stiamo insieme. Insomma, ci frequentiamo da 20 anni, 25? 30. 30 anni? 30 anni. Eroe della Resistenza. Come Pertini. Ah sì? No, per carità, senza fare dei confronti di età, naturalmente. Dunque, adesso presentiamo questa famiglia. Ricky Tognazzi che mi pare il primogenito, no? Ricky Tognazzi è il primogenito, sì, se ben mi ricordo. I vostri rapporti come sono? Ricky è un attore affermato. Meravigliosi. Durante l'ultimo film abbiamo fatto una litigata tremenda. Bene. Una discussione. Siamo quasi venuti alle mani. Beh, sì, dai. Alle mani, esageri. Siamo venuti alle mani, dai. No, casomai ai piedi, perché c'è stato un piccolo scontro calcistico. Insomma, in poche parole, ha preso a calci la porta della mia roulotte e l'ha sfasciata. Io ho preso a calci in culo lui. Questo succede nelle migliori famiglie, ma certo, tu lo sai, figurati la nostra che è una delle peggiori. Allora, dunque, questo è Ricky, poi ci sono degli assenti, mi parlavi tu, perché c'è qualcuno che manca, no? Sì, manca logicamente il secondo genito, sì. Che è, dunque, se ben mi ricordo, non vorrei fare una celentanata, Thomas, che però vive in Norvegia con la madre norvegese. Allora Ricky, Thomas. No, Ricky invece la madre Pat vive a Nizza. Ok. Sì, quindi rimane Gianmarco. I vostri rapporti come sono? Meravigliosi. Ah, meno male. Ha compiuto 20 anni una settimana fa e il giorno dell'anniversario a metà pranzo io me ne sono andato a letto perché ho avuto una discussione con lui, anzi ho rifiutato di partecipare al rito dello spegnimento delle candeline perché abbiamo discusso. E perché avete litigato? Perché? Perché lui pretende di essere più bravo di me a 18 anni. Siccome fa Fans Club, la giostra, la domenica, il suo successo fa molto bene, peraltro, bravo. Gianmarco si è montato un po' la testa, devi anche perdonare. L'ho detto prima. Come? 18, 20. No, 20. No, i miei 18 anni. Ah, sì. Io ho 18 anni, caro Gianmarco, lo sai cosa facevo? Cosa facevi? Cosa facevo? Rubavo nella borsetta della mamma i miei soldi per andare poi a vedere il Varietà a Cremona. Tanto per ricominciare, io i soldi dalla borsa di mamma non l'ho mai presi, quindi no, già c'è la differenza. Te li dà prima lei. Veramente a me me li dà Canale 5. Vabbè, insomma, io rubavo i soldi nella borsetta di mia madre e lui li ruba Berlusconi, insomma. I rapporti con Maria Sole. Rapporti con Maria Sole. È l'ultima Maria Sole. È la femmina, l'unica. Beh, sono stupende. Beh, anche perché non ci vediamo mai, quindi. Ecco, è un po' difficile, questo, in casa nostra ci sono due piani. Quando io sto al reparto di sopra, lui è di sotto. Se io vengo di sopra in cucina, è impossibile incontrarsi. Beh, però a pranzo ci vediamo qualche volta. Mangio. Solo che loro non mangiano niente di quello che io faccio. E allora? Mia moglie non mangia pesce, non mangia carne rossa, non mangia frattaglie, non mangia niente. E io invece so cucinare molto bene solo le frattaglie, la carne rossa. Quindi non mi incontrate. Senti, come vivi tu la tua nonnitudine? La mia? La tua nonnitudine, come la vivi? Non ho capito bene. Dico, tu sei nonno, no?
Il tuo stato di nonno? Non si può dire? Non si può dire. Come non si può dire? È un segreto. Ma no. No, non si può dire. Perché? Hai qualcosa di Ricky? In realtà lui è nonno due volte. Sì. Ah, già. Due volte. No, sì, perché Thomas, senza che io sapessi niente, ha fatto un figlio in Norvegia. Ho capito. Sì. E come vive Ricky questa sua nonnitudine? No, la prima volta che è diventato nonno, io quando gli ho annunciato il fatto di questo lieto evento, lui ha vietato, ci sono stati ordini di scuderia che era vietato chiamarlo nonno. Eh sì, come si faceva chiamare? Allora si faceva chiamare il signor Tognazzi, la mia figlia. Dalla nipote? Sì, mia figlia da un anno, da quando ho cominciato a parlare fino ai 3 anni, lo chiamava signor Tognazzi. Come si chiama tua figlia? Si chiama Sara. È qui, mi pare, sì, no? Sara, vieni qua, Sara. È la puntata della famiglia. Sara, e tu adesso... Sara. Nonno Tognazzi. No, ma con Sara è tutta un'altra cosa. Sì. Lei non mi può proprio vedere. No. Non ti può vedere. Perché? Fai gli scherzi. Ah, fai gli scherzi. Vabbè, ma che scherzi? Io faccio degli scherzi che sono educativi. È un mio sistema. No, quello per... Perché no? Falla Pippo. Ma niente, l'ho sempre fatto, l'ho fatto con lui, l'ho fatto con Gianmarco, l'ho fatto con Maria Sole. Da bambino mi diverto a schiacciare il polpastrello del dito, gridando io, aia, mi fai male, aia, aia, mi fai male, tira via quel dito, tira via quel dito. Che scherzo è? Non è uno scherzo, non è uno scherzo, è un sistema, perché il bambino... Prima di sentire il dolore sente la meraviglia e non avverte più il dolore. Ma che bel sistema. Si domanda, ma come mai fa male a lui che sta schiacciando me? Sì, e adesso tuo nonno come lo chiami tu? Come lo chiami? Come lo chiami? Mostro. Mostro? Mostro. Questo sarà... Vabbè, chi ti doveva aspettare? Insomma? Abbiamo presentato la famiglia. Senti, adesso dobbiamo parlare del tuo ultimo film. Si chiama proprio Ultimo Minuto. Sì. Ce ne vuoi parlare? Siuca di Meniuca, Sraju, che ne veniva sui chili, che tu ciuti, che ne ha niente, ma non sono da un coschi, gli azus, io dudo la benechezza, tu si ne dico, ne ho nuca di Menassini. Non vuoi fare questo strano linguaggio perché non vuole che si pensi che lui è venuto qui per parlare e fare la solita promozione del film, allora parlerà così. Io che se ne ha cucciuto, resta ne una mia cazzina, io che sono l'ultimo minuto di Codunda Bupiavati. Infatti si tratta di Ultimo Minuto per la regia di Bupiavati. Io non so neanche tu un anno, che sono con voi se fosse anni. È una storia d'amore. Io sono grimini che danno sulle, io non gusto di menare sulle, menare caduti. Di grandi sentimenti. Non anche su tu che stava dando su una supercazzola con prematurata a destra. Che riguardano il mondo del calcio. Sì. Niauco se ne vado con tenni, sugni, miniche, niente, nessuno che tutto, niente. E in questo film c'è una stupenda interpretazione. Nessuno che ne manuca, da sale, che tutto, niente, niente. Questa grande interpretazione. Nessuno che ne manuca, da sale, stupenda, meravigliosa, divina, e tutto, niente. Ma scusate, ma voi parlate sempre così nella vita? No. La vita parliamo normalmente, ma da 20 anni non ci capiamo ugualmente. Allora... Celebriamo Ugo Tognazzi, che è qui non solo per Ultimo Minuto, ma per presentarci questa famiglia che non è al completo. No, forse la prossima volta. La prossima volta. Grazie, arrivederci. Vastra.